Ciao amici, oggi è un momento per fare un po' di yoga. Cercherò di fare 5 minuti di esercizi in relax, in silenzio. Spero si possa sentire la musica in sottofondo, altrimenti proviamo a vedere se riesco a avvicinarla un pochino. È importante respirare bene per ossigenarsi, per calmare il respiro, il battito cardiaco, per riuscire a concentrarsi ed essere qui ora. Se ci sono dei pensieri che scorrono nella vostra mente, lasciateli andare, non fermateli. Non forzate mai gli esercizi, cercate sempre di usare la forza e l'elasticità che avete, è una questione di praticità. Se avete necessità potete aiutarvi utilizzando magari dei mattoncini da posizionare sotto al ginocchio se per caso questa posizione vi vuole, quindi anche in questo caso con questi. Se non avete dei mattoncini vanno bene dei libri. Ancora tre respirazioni. Benissimo. In questo caso, se avete bisogno, appoggiatemi e aiutatemi. Non chiedete mai al vostro corpo di fare cose più forti di quello che siete in grado di fare al momento. Allungate le braccia, se volete, anche la testa appoggiata a una palla. Cercate di distendere la schiena il più possibile. A respirare, non trattenete il fiato. Portate avanti un pochino i vostri mattoncini, appoggiate la schiena. Appoggiate la testa, continuate a respirare. Posizionate le braccia dietro i mattoncini e cercate di inarcare la schiena se riuscite senza staccare il bacino, altrimenti va bene anche staccando il bacino. Continuate la respirazione. Se non riuscite ad andare completamente indietro, non ha importanza, mettetevi nella posizione in cui sentite tensione ma non dolore. Fatelo 3 volte. Usate il tempo che più vi aggrada. Io faccio una respirazione, butto fuori, una di intermezzo, espiro. Adesso, posizionando le punte dei piedi sul piano della terra,
cercate di sollevare il corpo, appoggiatevi alle ginocchia e distendete la schiena mantenendo le braccia allungate. Da questa posizione tornate in avanti e rifate la posizione cobra. Giù e indietro. E di nuovo avanti, su e giù. Se vi sentite di farlo, a questa posizione avvicinate un pochino le mani e alzate le gambe portando le braccia sempre più indietro e appoggiando i talloni a terra. Anche in questo caso passate da una posizione all'altra. Quando non sentirete dolore, la cosa migliore sarebbe appoggiare entrambe le gambe, distendere le braccia e la schiena e restare in questa posizione il più tempo possibile. Nel caso invece provaste troppo dolore, appoggiate le ginocchia e fate questo esercizio. Ricordatevi che non deve essere una gara, eh? Mi raccomando, ognuno lo faccia nei suoi tempi e nei suoi modi. Non dovete assolutamente pensare di essere migliori di qualcun altro. Dovete trovare il vostro equilibrio e trovare gli esercizi che vi diano la possibilità di ritornare ad avere un'elasticità nel vostro corpo. Scusate, ma sapete il mio fiato? Ecco perché è importante anche solo la respirazione. Quando inspirate, gonfiate la pancia, espirate e tirate indietro la pancia. Cercate di non usare la respirazione diaframmatica, ma la respirazione addominale. Ecco, se riuscite a stare in questa posizione, potete provare a mettere una gamba all'indietro e una gamba all'interno dell'inguine e ruotare leggermente il busto. Mantenendo la posizione, non dovete dondolare. Fatelo almeno 3 respirazioni. Dopo questo, cambiate gamba. Come vi ho detto prima, se non riuscite, potete usare i mattoncini, quindi uno di qua e uno di qua. Se questa sessione è stata per voi troppo faticosa, non è un problema. Cercate di rallentare il numero degli esercizi e di aiutarvi appunto con gli strumenti. Nel caso appunto una palla leggermente sgonfia può essere utile anche solo per aiutarvi ad allungare le braccia guardando bene in alto
riportiamo avanti, ruotiamo il busto, la riportiamo al centro e la ruotiamo dall'altra parte. Benissimo. Al termine di questi esercizi ricordatevi di fare ancora un momento di riposo e di respirazione. Dopodiché ringraziamo il nostro stesso animo per averci dato la possibilità di prendere un momento per noi stessi. È una cosa importantissima. Ricordatevi, non fatelo per altri, fatelo per voi stessi. Forse ad alcuni è più piacevole frequentare una palestra perché ci sono diverse figure. Nel caso invece della meditazione, dello yoga, ma soprattutto per chi ha delle difficoltà, è importante che mantenga i propri ritmi e i propri limiti, fino a dove andrà a superarli con l'esercizio. Va bene? Se volete ancora terminare un momento, potete terminarlo in questo modo, con la respirazione invece che con le gambe incrociate, anche qui non sforzando le gambe, ma lasciando che la forza di gravità le porti in basso leggermente. Man mano che diventerete più pratici, sarete in grado di avvicinarvi sempre di più i talloni all'inguine. Sono la prima che credo a volte che poco sia poco. Invece, da quando mi sono accorta che niente è veramente disastroso, mi accorgo che anche poco può essere molto. Quindi non demordete, provateci, riprovateci. Vi aspetto la prossima volta, mi raccomando. Un grande abbraccio, un grande bacio e alla prossima. Ciao amici! Dimenticavo, per aiutare ancora di più il vostro corpo a disintossicarsi, quando avete terminato gli esercizi, anche se sono stati pochi, io sento comunque di aver avuto un incremento sicuramente della temperatura corporea e anche del battito cardiaco, quindi il nostro corpo sta sicuramente lavorando. E prendetevi anche una piccola tisana, non è necessario un tazzone, di tè verde, in modo che sia depurativo e vi aiuta ancora di più a liberarvi dalle tossine. E è una pratica del tè verde, soprattutto amaro, che ho imparato da molto tempo sostituendolo al caffè. Ormai devo dire, con mia grande gioia, sono arrivata a bere mezzo caffè alla settimana, e anzi devo dire che mi dà anche fastidio quel mezzo caffè, quindi secondo me è un risultato eccezionale perché mi creava probabilmente un'altissima acidità. Il tè verde è un sostituto per me validissimo, mi permette di eliminare molte tossine. Mi accorgo che nonostante io beva regolarmente come prima, vado molto di più in bagno, quindi significa che effettivamente mi aiuta a rilasciare parte dei liquidi che probabilmente prima non riuscivo a liberare. Una buona scelta è anche quella del tè bianco, che è comunque un tè molto delicato. Se volete delle tisane, vanno benissimo anche le tisane, una tisana al finocchio, una tisana al tarassaco, al carciofo. Io mi trovo bene al mattino anche con il tè verde. Non ne bevo una quantità esagerata, 2-3 tazze nell'arco della giornata, anche perché dopo le 3-4 del pomeriggio non bevo più nulla che possa anche lievemente dare una sollecitazione nervina. Ok? Vi ringrazio ancora per l'attenzione, spero che questa volta il video più tranquillo vi sia piaciuto maggiormente. Se volete farmi compagnia, mettetemi un like, venitemi a trovare e raccontatemi cosa fate voi per rilassarvi. Ciao ancora!